Buonasera e benvenuti ancora una volta a Villa Ferri League per vedere un'altra bella partita di calcio a 5, girone a 2, quella che vede sfidarsi l'Orange Futsal Club contro la Longobarda. Come di consuetudine parto subito a leggere la formazione della squadra che dà il calcio d'inizio. Alla nostra destra l'Orange Futsal Club in tenuta gialla a righe nere, con il numero 1 il capitano Romanato Paolo, con il numero 3 Raffaele Tommaso, con il numero 4 Bassan Filippo, con il numero 7 Bernazzi Michele, con il numero 9 Monzillo Giorgio, tessera giornaliera, quindi giocatore nuovo per questa formazione, numero 13 Cannella Samuele, con il numero 22 Toubai Lorenzo Rahi, spero di averlo letto in modo corretto, altrimenti chiedo scusa a questo giocatore. Passiamo alla formazione della Longobarda in tenuta celeste, che attacca da sinistra verso destra, con il numero 1 Vegro Roberto, con il numero 3 il capitano Vegro Matteo, con il numero 4 Negrisolo Oscar, con il numero 5 Milani Andrea, con il numero 6 Brigato Hermes, con il numero 7 Carraro Gabriele, con il numero 8 Lancerotto Enrico, con il numero 9 Vegro Riccardo, con il numero 10 Marzotto Giuseppe, con il numero 11 Stocco Valerio, con il numero 13 Giraldo Federico. Questa partita è anche interessante ai fini della classifica, perché l'Orange è secondo in classifica con 33 punti, mentre la Longobarda è quinta in classifica con 26 punti, quindi partita veramente interessante questa. Ricordiamo che nei playoff passano le prime 6, quindi a pelo Longobarda è dentro a, appunto, ai playoff, mentre l'Orange, che era addirittura in classifica se non sbaglio a più 7 dalla seconda, era poi una serie di sconfitte, di brutti risultati, l'hanno portata al secondo posto. Ora trattoria dai Tosi, prima in classifica con 37 punti, quindi come si è rivoltata veramente la classifica in poche giornate. Del resto, quando c'è una serie negativa di risultati, poi questo è quello che può succedere. Vi ricordo, se volete anche voi dare un'occhiata alla classifica, dovete scaricare l'applicazione Calcio Amatoriale. Qui troverete classifiche, calendari, gironi, la classifica miglior portiere, la classifica capocannoniere. Se volete inoltre una classifica molto più dettagliata, dove troverete anche il giocatore che ha realizzato una sola rete o il portiere che ha giocato una sola partita, andate sul sito ufficiale, che è www.calcioa5padova.it. Visitatela, lì potrete anche accedere alla pagina ufficiale Facebook, dove potrete lasciare il vostro commento. Ho lasciato per ultimo, ma non per ultimo in ordine di importanza, l'arbitro dell'incontro, il signor Rasi, arbitro ormai veterano dei campionati amatoriali. Del resto, stendendo una parola proprio a favore degli arbitri, voi non vi rendete conto quanti arbitri chiedono di venire a arbitrare i campionati di Villa Ferri. Quindi anche per il mondo arbitrale questo è un campionato blasonatissimo. Villa Ferri poi li accetta tutti, li prova e poi seleziona quelli che per lo scopo, per questo campionato amatoriale, sembrano i migliori. Sulla carta conosco più di qualcuno, soprattutto dell'Orange, squadra veramente ottima, sa giocare anche un buon futsal. Dico futsal sì, perché questo è il vero nome di questo sport, molti lo chiamano calcio a 5 in modo sbagliato, anche se ormai è diventato di uso comune. Questo nasce proprio dai primi anni 80, quando la squadra più gloriosa d'Italia era la BNL Roma Calcio a 5, squadra nata dai banchieri romani, squadra che ha vinto un sacco di scudetti, un po' la Juventus del futsal, proprio dalla denominazione societaria. In Italia si pensava che questo sport si chiamasse proprio così, invece era semplicemente un modo per distinguersi dalla compagine romana di 11, appunto la Roma Calcio. Si portano nella metà campo avversaria agli Orange e con un bellissimo contropiede
il numero 22 Toubay porta in vantaggio l'Orange per 1-0. Partita in salita quindi da subito, perché siamo all'ottavo minuto del primo tempo regolamentare. Ricordo che Villaferri adotta due tempi da 25, questa è un po' la tempistica che adottano quasi tutti i campionati amatoriali, eccezione della WISP, che è un altro campionato amatoriale a livello nazionale. Loro adottano due tempi da 30 minuti come si adottano proprio nel campionato FIGC, nella serie D e nella serie C2. Poi invece dalla C1 alla serie A1 si adottano due tempi da 20 minuti, però qui il tempo è effettivo, quindi la palla ogni volta che non è in terreno di gioco si stoppa il tempo, quindi un terzo arbitro cronometrista addetto proprio al tempo di gara. Ormai molte squadre, che non è la prima volta che vengono riprese, sanno che quando io faccio questa telecronaca, a me non piace chiamarla telecronaca perché io non credo di essere all'altezza di poterlo fare, non mi sento un telecronista, mi sento più un esperto, non me ne vogliono, è l'unica passione che ho nella vita, è proprio il futsal, e ho avuto anche la fortuna di giocare nella massima serie, alleno tuttora nella massima serie, quindi qualcosa credo di capire, non credo di essere uno dei massimi espertoni, credo di capirci appunto qualcosa, quindi a volte mi permetto di dare qualche commento, qualche suggerimento e poi spiegare anche un po' il mondo del futsal, come è nato, a dare un po' di lezioni di storia, anche perché credo sia giusto, quando si approda in questo sport come in tantissimi altri sport, si debba anche conoscere un po' fino in fondo quello che si sta facendo, anche per proprio trasmettere la mia stessa passione. Io sono nei campi di gioco 6 giorni su 7, credo una media di 350 giorni l'anno, perché spesso mi capita anche di giocare 7 su 7 o essere appunto nei campi 7 su 7, quindi la mia vita è proprio a bravissimo Romanato, ma Romanato lo conoscevo già, è un ottimo portiere, Romanato che è anche capitano di questa formazione, oggi loro non sono in molti. Solo due cambi solitamente, invece l'Orange è una squadra che si porta anche diverse riserve. L'ho letto prima, loro hanno anche un tesseramento giornaliero, proprio il numero 9 che vediamo ora affrontare la banda laterale sinistra per poi recuperare un calcio d'angolo che viene sventato però ottimamente dalla retroguardia della Longobarda. Proprio il tesseramento giornaliero, il numero 9 Monzillo, è anche un giocatore di serie D di calcio a 5, campionato ufficiale FIGC. Credo che quest'anno abbia cambiato ben due squadre nell'arco della stagione, sinceramente non ricordo precisamente, forse Tombelle era partito col Tombelle, ma non me ne voglia se sbaglio, per poi finire qua, ne sono certo, all'Esedra, che sinceramente era ultima in girone di andata, poi girone di ritorno ha sfiorato anche quasi playoff, quindi probabilmente anche lui stesso, Monzillo, ha dato un buon aiuto a questa formazione padovana. Devo ricordare che a fine di questa gara io decreterò il miglior giocatore di giornata, colui che nominerò avrà diritto a un premio che consiste in una bibita, una bevanda presso il Berry. Quindi a fine della gara il giocatore che io nominerò dovrà presentarsi presso la segreteria, nome e cognome, la partita che stiamo andando a vedere in visione, e gli sarà dato un buono per poi accedere al bar e appunto avere questa consumazione. Prima ho fatto proprio accenno sull'ingresso delle due squadre ai playoff, quindi veramente siamo agli sgoccioli, tra poco comincerà proprio il bello del campionato, e lì essere arrivati primi o sesti non cambierà più nulla, perché le partite, essendo partite secche, è lì che si vedrà veramente chi sarà meritevole di,
di vincere il campionato di Villaferri. Se pensiamo che anche nella massima serie, la Serie A1, la squadra che ha vinto il campionato poi è uscita al primo turno dei playoff con una squadra meno blasonata, anche una squadra con deficit veramente importanti nella rosa. Questo vuol dire che questo sport, ma lo sappiamo benissimo ormai che tutti gli sport, non è mai nulla di scritto, soprattutto negli sport dove c'è il pallone, dove c'è il fisico, la bravura dei giocatori, ci sono veramente tanti tasselli che devono combaciare l'uno con l'altro per poi proseguire in questa fase, che questa fase è veramente è dura, però diventa anche più emozionante, più interessante per noi giocatori stessi. Vedremo se poi anche durante i playoff riusciremo a fare delle riprese in più, riprese anche dall'alto con i droni, vedremo, perché questa è l'idea appunto dei playoff. Stiamo aspettando che arrivi il bel tempo, anche se in realtà qualche sprazzo di sole l'abbiamo visto in questi giorni, ma aspettiamo il vero bel tempo, quello che dura in più giorni, per poter scoperchiare anche i campi e dare così anche un tocco d'estate in questa fine campionato. Mozzillo bravissimo, sfiora il palo alla sinistra di Vegro, arbitro che richiama le due formazioni. C'è stata qualche protesta di troppo che all'arbitro giustamente non è piaciuta. Bravo ancora Mozzillo che la mette lunga per Cannella, che non riesce ad agguantare la palla. Rimessa laterale dal fondo, laterale. Ecco, vi spiego un po' questa regola, perché ci sono state proteste da parte della Longobarda che la palla non è entrata, quindi per loro era da ripetere. Dall'anno scorso non esiste più questa regola, se ricordate c'era appunto questa regola che se la palla durante una rimessa laterale non entrava nel terreno di gioco si poteva ripetere la rimessa laterale. Bene, dall'anno scorso questo non è più possibile. Se la palla non entra è una rimessa laterale sbagliata e viene data rimessa laterale per gli avversari. Mi piace il mister degli Orange, perché continua a incitare i suoi dando consigli, li tiene sempre carichi di concentrazione. Sedicesimo minuto del primo tempo regolamentare, sempre 1-0. Ci sono state un paio di occasioni dall'una e dall'altra parte in più. Mamma mia cosa sfiora! E qui potrebbero essere stati guai per Vegro. Bene per la Longobarda che non trovano lo specchio della porta, possono così ripartire con una manovra offensiva. Retroguardia da metà campo sempre di Mozzillo, che per ora sembra veramente un giocatore universale, perché sta attaccando e difendendo con molta grinta, come lui sempre dimostra in campo. Ripeto che io lo conosco come giocatore, so che la sua caratteristica migliore è proprio la grinta. Prima ho accennato il premio miglior giocatore di giornata, per ora non ho mai dato il premio, ci stavo proprio pensando ora, non ho mai dato il premio ad un arbitro, ma se lo meriterà lo farò e ne sarò anche molto felice, perché sono sempre dalla parte degli arbitri. Ho provato personalmente a farlo una volta e mi sono proprio reso conto, stando dall'altra parte della barricata, che è veramente un ruolo difficile. Devo ricordarvi, perché in campo ho notato due giocatori senza i parastinchi, devo ricordarvi che sono obbligatori. Oltre a prendere 2 euro di ammenda, in caso di infortunio l'assicurazione non risponde. Indossateli, perché nei campionati di FIGC non potreste nemmeno entrare in terreno di gioco. E se riuscite in qualche maniera ad entrare, poi venite ammoniti, e se ancora continuate a avere senza venite anche espulsi.
quindi non vedo perché non dovete usarli nel campionato di Villaferri. Bravi, 2 contro 1, è bravissimo Zillo a realizzare in scivolata. Andiamo subito a vedere il replay. Bravo anche il numero 3 Raffaele, 2 dribbling, poi la scarica al secondo palo. Questa è una vera manovra di calcio a 5. 2 a 0 adesso il risultato, che vede a favore gli Orange. Mancano 4 minuti alla fine del primo tempo, ovviamente più recupero, quello lo dovrà decretare l'arbitro quanto recupero assegnare a questo, a questa prima frangente di gioco. Cercano di fraseggiare adesso la Longobarda timidamente nella propria metà campo, poi lunga per il pivot, non vedo che numero si tratta, è anche difficile da distinguere il numero su queste maglie che sono azzurre e poi la scritta è bianca, si perde un po', difficoltà proprio a leggere i numeri da questa mia postazione, non me ne vogliono i giocatori della Longobarda, vorrei sinceramente riconoscerli ma non riesco. Ancora un ennesimo contropiede degli Orange, rimessa laterale proprio per questi ultimi, il numero 7 Bernazzi si incarica di battere la rimessa laterale per Mozzillo, che poi la scarica a Bassan sceglie di darla al back o al centrale difensivo come molti lo chiamano, Raffaele in questo caso. Riesce a chiudere bene Romanato, ancora un calcio d'angolo, sono ben 2 consecutivi. Arriviamo a 3 calci d'angolo, ancora un calcio d'angolo, Raffaele aveva fatto buona guardia difendendo il primo palo di Romanato. Battuto corto questo calcio d'angolo, si incunea proprio nella banda destra, ancora ennesimo calcio d'angolo e siamo a 4. Poche idee per la Longobarda su questi calcio d'angolo, probabilmente potrebbero studiarsi qualche schema perché da calci piazzati avvengono la maggior parte delle reti in questo sport. Io do sempre le cifre che dico e le statistiche ovviamente riferite alla massima serie perché è lì che proprio gli esperti studiano appunto le statistiche che io spesso vi cito. Ancora il back Raffaele che cerca lungo Bassan non aggancia la palla, possono rimettere così, rimessa laterale da Longobarda, ripartono, sono 3 contro 3. Cameraman un po' che si perde con le immagini, palla a Romanato, cerca e trova Bassan fraseggia, poi la dà indietro a Raffaele. Hanno rischiato un altro calcio d'angolo, palla tra i piedi di Bassan ancora larga, stanno un po' perdendo tempo, forse vogliono finire questo primo tempo regolamentare visto che sono in vantaggio per 2 reti, però questo sport ci insegna che il tempo è sempre abbastanza, di solito si dice non è mai abbastanza, invece in questo sport il tempo è sempre abbastanza per poter recuperare e svoltare completamente una partita. Pensate che nella massima serie è stimato che il portiere dalla rimessa dal fondo al giocatore più vicino a lui, questo giocatore ci mette 4 secondi per arrivare nell'area avversaria, quindi ipoteticamente 4 secondi potrebbero bastare per realizzare una rete. Noi siamo amatori, probabilmente dobbiamo aggiungerci un paio di secondi, comunque 6 secondi potrebbero bastare per una rete. Pensate in una partita quanto tempo abbiamo a disposizione, quanti gol potremmo realizzare. Beh, Villaferri ha insegnato che una partita di qualificazione è finita con 40 reti. Se notate, vedete proprio gli Orange che adesso si chiudono dietro aspettando proprio la fine del primo tempo regolamentare che è agli sgoccioli, il mio cronometro dice che manca un solo minuto, quindi hanno ragione di fare di chiudersi. Non riesce a bloccare la palla Cannella,
rimessa laterale ancora per la Longobarda. Benazzi, attenzione, bravo, aveva scelto la conclusione di punta, recupera un calcio d'angolo, poi bravo anche il numero 9. Mister continua sempre, il mister degli Orange, a dare indicazioni ai suoi. Ottima scelta, perché il giocatore ha bisogno sempre di uno stimolo, soprattutto da parte del mister. Come avete sentito, l'arbitro decreta un solo minuto di recupero. Ancora rimessa laterale, prova il 3, bravissimo Vegro con i piedi a sventare la bella conclusione di prima di Raffaele. Bravissimo ancora Vegro, calcio d'angolo, e poi credo che l'arbitro fischierà veramente la fine. Nulla di fatto, quindi ci vediamo nel secondo tempo. Rieccoci per il secondo tempo, partita, ricordo, tra Orange Futsal Club in tenuta gialla a righe nere, o l'incontrario, nera con le righe gialle, come volete, contro Longobarda in tenuta azzurra. Conduce l'Orange per 2-0. È cambiata anche la disposizione in campo, adesso l'Orange attacca da sinistra verso destra, mentre ovviamente la Longobarda attacca da destra verso sinistra. Se dobbiamo un po' esaminare la prima frazione di gioco, probabilmente ha fatto vedere qualcosa in più l'Orange. Vediamo, perché 25 minuti più recupero sono veramente tantissimo tempo. Bravo ancora Romanato, e subito un'altra occasione per la Longobarda, però questa volta non trovano lo specchio della porta. Anche durante il primo tempo Romanato ha fatto due belle parate, ne ha fatte due anche il portiere della Longobarda Vegro, poi anche un po' più fortunati, un po' soprattutto bravi. Il secondo gol è stato un bel gol, tipico di questo sport, palla al secondo palo, dove il giocatore che si trova al secondo palo libero di poter calciare direttamente in porta. Questo è lo schema tipico del futsal o del calcio a 5, come ho spiegato prima, è la denominazione che diamo noi qui in Italia. Calcio di punizione, fischiata giustamente, siamo al limite dell'area, si incarica il numero 13 della Longobarda, Girardo. Calcio di prima intenzione, forse Romanato su questo gol, andiamo a vedere il replay se mi sbaglio o meno. È piatto sul primo palo, Romanato non attentissimo. Attenzione, adesso siamo 2-1 con questo gol realizzato su calcio di punizione da parte di Giraldo, che porta di mezza la distanza del risultato tra le due compagini. Si stanno facendo coraggio, perché come abbiamo visto stanno attaccando di continuo la squadra del Longobarda. Probabilmente mister dell'Orange dovrebbe richiamare un po' la sua squadra. Io consiglio sempre ai mister, quando succede questo, che magari la squadra avversaria sta avendo è carica proprio nell'onda della situazione, chiamare il time out, perché il time out spezza il ritmo agli avversari. E invece ho notato che tante squadre lo utilizzano per respirare, e non è che funziona proprio così. Il time out serve soprattutto per spezzare il ritmo agli avversari, oppure serve per alla propria squadra, se magari è in svantaggio, per chiarirsi un po' le idee. Però se avete occasione e vedete una partita, le fanno vedere su Rai Sport 2, guardate partite della massima serie, vedrete che i time out vengono utilizzati soprattutto
per spezzare il ritmo degli avversari, o altrimenti viene utilizzata proprio allo scadere dei tempi per realizzare uno schema, soprattutto alla squadra che è in svantaggio, magari per usare l'uomo di movimento. Invece io noto che negli amatori il time out lo chiama la squadra stanca. Questo è una delle cose peggiori che si possa fare. Questo ve lo do come consiglio. Vi do una piccola news: che per l'anno prossimo si pensa di realizzare una vera e propria trasmissione televisiva, anche con Villaferri. Vedremo se siamo capaci di realizzare questa idea, perché Villaferri ogni anno cerca di migliorarsi, cerca di dare sempre qualcosa in più alle squadre e ai giocatori. Mamma, cosa ha sbagliato! Un gol fatto, avete visto, ha sbagliato un gol fatto. Questi si pagano, attenzione, perché queste cose pagano. Il numero 13, Cannella dell'Orange, sbaglia un gol, veramente era più che un rigore di movimento. La palla era a meno di un metro dalla linea di porta e è riuscito a tirare alto. Vi stavo dicendo appunto che Villaferri ogni anno dà qualcosa in più proprio per rendere questo campionato amatoriale un campionato professionistico il più possibile. E se riusciremo a realizzare anche questo, che è stata una mia idea, proprio di fare questa trasmissione, saremo veramente il top dei top. Già a Villaferri io credo che nessuno possa dire il contrario, molti di voi come me partecipano a altri campionati amatoriali, io li faccio tutti, sia perché mi piace giocare, ma anche perché mi piace proprio vivere tutto il mondo padovano del calcio a 5 e vedere come si organizza. Io posso dire che Villaferri è al top dell'organizzazione, non solo perché ci sono questi video che magari possono sembrare poco, ma abbiamo proprio io e Federico, chi non lo conosce è il segretario della struttura, il ragazzo che è sempre in segreteria, abbiamo constatato che abbiamo i video amatoriali di calcio a 5 più visti d'Italia, e questo è un orgoglio nostro e deve essere un orgoglio anche per voi, perché vuol dire che non solo i partecipanti di Villaferri, perché i numeri parlano chiaro, siamo quasi a 20.000 e non sono così tanti i partecipanti a Villaferri, o c'è qualcuno di voi che guarda mille volte a testa i video, ma non ci posso credere questo, o altrimenti veramente molti curiosi si appassionano a questo sport e a questo campionato soprattutto. Bravo Romanato, che in due tempi deve bloccare palla, poi la mette lunga per Cannella, due suolate di fila, poi Monzillo, il numero 9, mi viene da chiamarlo Giorgio, non me ne voglio, se qualche volta lo chiamo Giorgio, ma è perché ho un po' di confidenza con lui, mi è più facile chiamarlo per nome. Parte il contropiede, ma sono due anche i giocatori dell'Orange a difendere la porta di Romanato. Riparte Romanato. Ancora Monzillo la mette dietro al back. Il back è il nome tecnico del giocatore che spesso viene chiamato come centrale o difensore centrale, in questo sport invece si chiama back. Passo subito a dirvi le cose che dovete appuntarvi. La prima cosa è scaricare l'applicazione Calcio Amatoriale, applicazione completamente gratuita, disponibile sia per Android che per iPhone. Qui troverete classifiche, calendari, girone, la classifica miglior portiere e la classifica capocannoniere. Inoltre, se volete una classifica molto più dettagliata, dove trovate anche il giocatore che ha realizzato una sola rete o il portiere che ha giocato una sola partita, le ammende, le squalifiche, le ammonizioni, dovete far altro che andare sul sito ufficiale, che è www.calcioa5padova.it. Lì potrete accedere anche alla pagina ufficiale Facebook, quindi potete lasciare un vostro commento, se lo volete dare positivo meglio, se lo volete dare negativo, se serve alla fine di migliorare il servizio, ben venga anche quello. Un'ultima cosa, anzi penultima, perché poi ve lo ricorderò anche alla fine gara, che ci sarà il miglior giocatore di giornata e colui che nominerò avrà diritto a una bevanda presso il bar di Villaferri. Bene, detto questo, poi ve lo ripeto a fine gara quando deciderò quale, secondo me, mia
personale opinione, sarà il giocatore che oggi ha meritato qualcosa in più rispetto agli altri. Attenzione al contropiede della Longobarda, esce bene Raffaele, rimessa laterale, buona posizione, Romanato esce basso e riesce a sventare, forse tocca quel tanto che basta per recuperare un calcio d'angolo. C'è stato un fallo che ora l'arbitro fa partire il gioco con questo calcio di punizione, battuta piuttosto male. Riceve fallo Bernazzi. No, anzi è stato fallo d'attacco, chiedo scusa. Sicuramente ho visto male io. Io do sempre ragione agli arbitri. Quando non sono certo neanche io di quello che vedo, do sempre ragione all'arbitro. Dovremmo un po' tutti, noi giocatori, dare spesso ragione all'arbitro, perché non credo che nessun arbitro parta da casa per voler far perdere una squadra. E questo si sente sempre, ma non solo negli amatoriali, ma si sente anche nella federazione. Io non credo che nessun arbitro venga proprio parte da casa con l'idea di far perdere una squadra. Dobbiamo imparare proprio, ma questo lo dico anche a me stesso, dobbiamo imparare sempre che l'arbitro fischia quello che vede e non quello che vediamo noi. Diciamo che da quando la Longobarda è riuscita a trovare la prima rete, la partita si è un po' più aperta, giocano proprio a viso scoperto le due compagini. Rimessa laterale, buona ancora posizione, buono ancora la retroguardia di Raffaele, buon back difensivo questo ragazzo dalle leve lunghe. È uno dei pochi ruoli del futsal, il back, che si adotta a giocatori di statura alta, perché spesso si predilige giocatori dal baricentro basso o slanciati verso il basso, come dicono tanti così simpaticamente. Pensate che il 90% dei palloni d'oro di calcio a 11 provengono proprio da questo sport, quindi pensate quanto affina la tecnica questo sport. Noi in Italia arriviamo sempre dopo ancora e cominciamo a farli giocare a calcio a 11 e poi magari qualcuno che si stanca passa al calcio a 5. Questo succede solo in Italia, perché ormai in tutta Europa, Spagna, Germania, tutti hanno preso proprio dal Brasile, che prima si gioca a calcio a 5 e poi i migliori passano all'11. Qua c'era invece buona retroguardia ancora di Ferro, qui invece c'è di Raffaele, scusate, qui invece c'è ancora il credo che i peggiori del calcio a 11 passano al 5. Questo non è assolutamente vero. Io ho visto fior fior di giocatori di 11 che poi sono diventati alti grandissimi giocatori di 5, per citarvene uno, un padovano, Paolo Mingatti, giocatore che magari qualcuno di voi è tifoso del calcio Padova. Lui militava nella Serie B con il calcio Padova, realizzando anche una rete alla Juventus su calcio di rigore, non ricordo gli anni, erano credo di ricordare così vagamente 95-96, ed era una promessa del calcio a 11. Poi lui ha provato il calcio a 5 nel Petrarca, e vincendo anche una Coppa Capocannoniere, e anzi affermandosi uno dei giocatori più blasonati appunto del calcio a 5 italiano. Qualcuno di voi si starà chiedendo come il Padova Juventus, sì, era una partita di Coppa Italia. Per quello c'era Serie A contro Serie B, era semplicemente una partita di Coppa Italia che poi il Padova perse. Però resta il fatto che questo padovano Paolo Mingatti, oltretutto che abita anche vicino al centro sportivo Villaferri,
Perde palla, fa correre l'arbitro, chiedono fallo, mamma, un altro palo, terzo palo preso dalla Longobarda. Quando succedono queste cose, io dico spesso c'è area di gol. L'arbitro richiama i giocatori in panchina dell'Orange. Forse qualche protesta di troppo. Tre contro uno. Riescono a difendersi i ragazzi dell'Orange. Rimessa laterale ancora per questi ultimi, per la Longobarda. Vegro. Palla al 10, Marzotto. Azione. Bella finta di Marzotto, mamma mia. Aveva immobilizzato Romanato. Romanato che oltretutto sta giocando con la febbre oggi. Prima non l'ho detto, ho ricordato adesso questo particolare, me l'ha detto proprio prima della gara. Infatti ha preso questo, il primo gol, se ricordate, su calcio di punizione da Longobarda, che solitamente Romanato non prende gol così, adesso non è stata completamente colpa sua. Bravo Vegro, si stende, palla era messa veramente a fior di palo. Chiedono calcio di rigore che non c'era assolutamente. Se vi ricordate, durante la prima frazione di gioco vi ho detto che molte reti vengono realizzate proprio da calcio piazzato. Questi calci piazzati, la maggioranza sono proprio calci d'angolo. Prima però abbiamo visto invece che il gol è venuto da calcio di punizione, comunque un calcio piazzato, anche senza usare un vero e proprio schema hanno realizzato il gol. Fallo dal limite, proprio come il primo gol venuto da un fallo, così dal limite questa volta. Però Carraro sulla palla, cambia il tiratore, Carraro tiro ed è rete, signori, 2-2. Guardiamo il replay. Un collo, riguardiamo ancora una volta il replay perché volevo capire. Non me ne voglia Romanato. Non me ne voglia, guardate. Non me ne voglia Romanato, ma anche in questa occasione. Bel tiro, forse più potente della punizione in precedenza. Ha chiuso male lo specchio. È vero che però il fallo non ha mica creato lui. Questo è vero. Poi c'era anche un errore tecnico di Romanato, perché se avesse toccato palla sarebbe stato anche ammonito. E se vi chiedete perché è partito prima. È partito prima che il giocatore toccasse la palla e il regolamento prevede ammonizione da parte del portiere. Buono Vegro che chiude la girata, poi beccano anche fallo. Carica in attacco. Riparte la Longobarda adesso sull'onda dell'entusiasmo. 2-2, erano sotto 2-0 a fine del primo tempo con due calci di punizione. Stavo proprio spiegando l'importanza dei calci piazzati. E tutti e due i calci piazzati battuti di prima intenzione direttamente in porta. E tutti e due il povero Romanato non attentissimo, ragazzi, probabilmente la febbre ha la meglio su Romanato. Bravo adesso Romanato a chiudere lo specchio, poi ribattuta ancora una volta Raffaele, che deve chiudere lui lo specchio della porta. Però stavolta Romanato è stato veramente bravo all'altezza, con una parata veramente importante. Mister degli Orange arrabbiato, se come sentite in sottofondo richiama continuamente i suoi, però ha cambiato il tono della voce durante il primo tempo. Bravo ancora Romanato e si sta riscattando perché ha salvato già
due conclusioni veramente difficili. Questa volta non è a colpa Romanato, male la retroguardia. Guardiamo replay come girano palla i giocatori della Longobarda. Arriva il pallone tra i piedi di Marzotto e realizza la terza rete. Non sono d'accordo, come sentite il mister dell'Orange dice 3 tiri 3 gol. Non sono pienamente d'accordo, perché il Romanato aveva appena fatto 2 autentici miracoli, quindi non sono proprio 3 tiri 3 gol. Non me ne voglia il mister degli Orange, sono d'accordo se vuole rimproverare Romanato sulle prime due reti, però spesso si rimprovera il portiere, non ha fatto lui i falli anche abbastanza ingenui, c'è anche da dire questo, che sono stati 2 falli ingenui. Il portiere è ovvio, chi fa il portiere come me lo sa, difficilmente prende un complimento, facilmente si prende la colpa, e facilmente come adesso ancora Marzotto realizza la quarta rete, lasciato Marzotto completamente da solo sul secondo palo. Quindi il mister dovrebbe, e mi scusi mister se mi permetto, dovrebbe un po' rimproverare i suoi più che rimproverare il portiere, povero Romanato, che sono completamente d'accordo che abbia qualche colpa sulle prime due reti, ma le altre due reti, mi dispiace, ma è stato lasciato completamente da solo. La retroguardia sta facendo un po' d'acqua da tutte le parti, la retroguardia dell'Orange, e senza accorgermene siamo veramente è finito il tempo, sto solo aspettando il tempo di recupero che detterà l'arbitro, ma non credo sarà molto il tempo di recupero. Oggi è stato difficile scegliere chi miglior giocatore di giornata, perché bene o male i giocatori in campo si sono equivalsi. Ho deciso proprio di dare a chi ha realizzato 2 reti, Marzotto Giuseppe della Longobarda. Da Diego Cusella è tutto, alla prossima, arrivederci.